Ciao ragazzi, ho fatto uno scherzo alla mia compagna. Nel suo cassetto dei calzini ho messo uno dei miei calzini. Vediamo cosa dice. Peppo! Sì? Hai messo un tuo calzino nel cassetto dei miei calzini? Ci sei cascata! Ma dai! Dovevi vedere la tua faccia! Ma sei sempre il solito! Tempo di vendicarsi. Ho mangiato l'ultima fetta di torta in frigo, anche se doveva mangiarla lui perché io ne avevo già mangiate tre e lui soltanto due. Oh, sta andando in cucina. Ma dov'è la mia fetta di... No. No, non dire che l'hai mangiata tu. Ma no, ma io ne avevo mangiate solo due, tu ne avevi mangiate tre. Chi la fa, l'aspetti, mio caro? Sai. Peppa gioca pesante. Allora, visto che le piacciono così tanto i dolci, le ho preso una brioche alla marmellata, ma lei non sa che dentro ci ho messo anche un po' di arsenico. Peppa, ti ho preso una brioche. Oh, ma che carino che sei. Oh, ma figurati. Cosa c'ha dentro? Ah, niente, sai, marmellata e arsenico. No, ma dai, ma lo sai che è un veleno? Sì, è anche mortale. No, ma tu sei fuori. Oh, te la sei cercata. Gli faccio vedere io a Peppo. Gli ho messo nelle scarpe due scorpioni africani e vediamo. Ai, ma che scorpioni? Così impari e lo shock anafilattico accompagna solo. Bastarda, questa me la paghi. Fa ridere perché è acido muriatico. Fa ridere perché puoi non alzarti più. Ops! Scusa! Peppo al volo, cosa cavolo? No, Despacito, Despacito, Hakuna Matata. Stupida. Ciao ragazzi, se vi è piaciuto il nostro video iscrivetevi al canale. Mi raccomando bambini, non provate a rifare i nostri scherzi a casa. In realtà era tutto preparato, abbiamo mangiato tre fette di torta ciascuno. Come vanno le ustioni per l'acido? Ti fanno ancora male? Nah, soltanto quando vivo.